Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercati, quest'oggi venerdì 27 settembre 2019, andiamo verso la fine del mese. Andiamo subito ad aggiornare un po' di grafici, nel frattempo già articoli interessanti su Iren, Nike e prove di intesa, Russia e Cina. Bene, andiamo a vedere quali strumenti. Partiamo da euro-dollaro come sempre, che ha rotto ieri, anche se non con forza, vedremo se oggi confermerà, i minimi in area 1.10 e, scusate, 1.092. Come avevo detto, adesso vediamo che succederà. Attenzione, moltissimi sono posizionati al rialzo proprio per questo, anche per questo, attenzione, penso che i prezzi possano continuare a scendere, ma per quanto mi riguarda il prezzo parla abbastanza chiaro. Ora c'è da attendere la conferma. Detto questo, non sono però in posizione, attendo dei ritracciamenti. Prima valuto la chiusura della settimana e comunque la rottura di questa zona evidenziata in azzurro e poi andrò a posizionare un ordine pendente, magari lo vedremo la prossima settimana. Parliamo poi di Bitcoin. Come detto, secondo me poteva continuare a scendere, infatti sta scendendo, siamo a 8.000. attenzione, perché il prossimo supporto interessante è a 7.500, dove a mio avviso si potrebbe chiudere le posizioni ribassiste, perché da qui i prezzi potrebbero rimbalzare con forza. Se dovessero rimbalzare, il mio ordine short a 9.250 rimane, perché la mia view è ribassista nel breve termine, ovviamente. Ma andiamo a parlare un po' di indici azionari, partendo dall'S&P 500. Ieri in giornata di pausa, praticamente di indecisione, anche se ha chiuso in negativo, secondo me ci può stare un'ulteriore discesa. Aspettiamo sempre qui in area 2940, e visto che sul time frame giornaliero non ci sono grosse opportunità, almeno per quanto mi riguarda, possiamo andare a concentrarci su time frame inferiori, per esempio con il DAX sul time frame orario. Come notiamo, qui c'è stato un cambio di trend sul time frame orario e tutti quei ritracciamenti possono essere utili per prendere delle posizioni rialziste. Per esempio, io valuterò dei long da 12.280 a 12.290. secondo me da qui i prezzi potrebbero rimbalzare con forza e continuare a salire, con un bel target finale qui in area 12.420 e stop molto stretto. Andiamo a fare un po' di zoom per capire dove posizionare lo stop. Se i prezzi chiuderanno al di sotto, sempre su time frame orario, anzi eccolo qui il livello, se chiuderanno sotto 12.250, allora io chiuderò la mia posizione, perché penso che allora i prezzi continueranno a scendere. Però fino ad allora view rialzista, e questi sono i livelli che sto tenendo d'occhio, livelli che hanno già comunque funzionato nelle ultime ore da supporto. Eccoci qui. Bene, dopo aver visto un breve spunto, dopo aver visto questo breve spunto sul DAX, andiamo a vedere Facebook. Allora, siamo posizionati al rialzo dopo aver preso lo short, quindi abbiamo fatto un target and reverse. Il livello di 178 continua a funzionare molto bene da supporto. Attenzione però, se i prezzi rompono questo livello esco direttamente dalla posizione, perché è proprio l'ultimo supporto. Poi i prezzi potrebbero continuare a scendere fino al prossimo supporto in area 162-165. Comunque io sono rialzista nel lungo termine, in questo momento anche nel breve, quindi un trade di breve termine long su Facebook. Tesla ieri più 6%, ha ripreso a salire il titolo. Io sono posizionato short, come sapete, da 253, ho lo stop in pareggio, non mi aspettavo questo più 6%. Io rimango comunque ribassista, mantengo la mia posizione con stop in pari. Andiamo a chiudere il tutto con GBPUSD. Sto soffrendo su questo titolo, su questo strumento, però se i prezzi chiuderanno al di sotto di questo livello, che è 1.23.23 quest'oggi, io chiuderò la posizione, altrimenti no, quindi attendo la chiusura giornaliera prima di uscire. Stessa cosa su Euro Yen: se chiude sotto 117.75 chiudo la posizione, altrimenti no, quindi attendo la chiusura giornaliera, che a mio avviso è molto importante. Io con questo ho concluso, vi ringrazio, auguro una buona giornata, un buon trading a tutti, ma soprattutto un buon weekend.